questo coro i bimbi di Roma hanno accolto il ministro dell'agricoltura Colombo al suo giungere alle pendici del Monte Mario, ove, come ormai tradizione, con una semplice ma significativa cerimonia si è svolta la festa degli alberi. Dopo il lancio da un elicottero di un piccolo abete, le guardie forestali hanno consegnato nelle mani dei bimbi centinaia di virgulti perché fossero affidati alla terra. Era anche presente l'onorevole Segni e probabilmente il suo pensiero correva alla natia Sardegna, ove nella stessa giornata l'assessore regionale all'agricoltura, Serra, aveva sottolineato l'importanza sociale ed economica delle foreste. Anche qui, alle falde del Monte Urpino, altri bimbi ed altri giovani alberi. Le radici, affondando e ramificando nella terra, la stringono in una benefica morsa. Gli alberi così costituiscono un argine contro la furia devastatrice degli elementi e, modificando le condizioni meteorologiche, la migliore arma contro l'insidioso flagello della siccità. Per un istante i napoletani hanno avuto l'angosciosa sensazione che per un crudele sortilegio il tempo fosse tornato precipitosamente indietro, sino all'epoca dei tremendi bombardamenti. Un boato assordante proveniente dal porto, edifici scossi sin dalle fondamenta, vetri infranti, gente che fugge, gemiti di feriti. Per cause non ancora accertate, una delle caldaie della nave Anna Maria Jevoli era esplosa. L'intero scafo si è trasformato in un immane ordigno di distruzione. Superato lo sbigottimento, vigili del fuoco, marinai, semplici cittadini, in generosa gara di solidarietà, hanno organizzato la prima opera di soccorso. Persino i feriti meno gravi si sono prodigati intorno alla nave, che lentamente intanto andava affondando. Tragico il bilancio, 4 morti, 8 dispersi, oltre 100 feriti. Per i dispersi non sussiste più alcuna speranza. I loro corpi straziati giacciono tra le lamiere contorte della nave. L'Anna Maria Jevoli era una vecchia nave, una classica carretta. Si trovava in bacino per riparazioni. Non serviranno più. Erano circa le 11 di sera. Era una notte eccezionalmente serena per questa stagione. Stavo tornando a casa. Nel profondo silenzio della campagna ho sentito il rumore di un aereo che volava basso. Poi un terribile schianto. E di nuovo un grande silenzio, ma colmo di ansia questa volta. Mi misi a correre. Il cielo avvampava di fiamme. Queste le dichiarazioni dello scrittore inglese John Priestley, nella cui tenuta dell'isola di Wight ha tragicamente concluso il suo viaggio un idroplano in rotta verso Madeira. Recava 50 passeggeri a bordo e 8 uomini d'equipaggio, 43 i morti. La maggior parte di loro si recava nell'incantevole isola atlantica in viaggio di piacere. 3 coppie di sposi in luna di miele tra i feriti non hanno avuto il tempo di conoscere i momenti meno lieti della vita in comune. L'ambasciatore britannico Clark e il sottosegretario alla pubblica istruzione Iervolino inaugurano al Romano Palazzo Venezia una mostra che raccoglie i capolavori dell'argenteria inglese dal 1660 al 1830. Attraverso questi oggetti, il cui valore è difficilmente valutabile, è possibile seguire se non la storia della civiltà, almeno quella del costume e della vita quotidiana del popolo britannico. Era una bevanda riservata ai più facoltosi la cioccolata nel 1600, logico fosse offerta in servizi così preziosi. Nel 1700 apparvero curiosi recipienti per il vino. Quello che vi presentiamo porta la sigla di David Whelan, uno dei maggiori cesellatori britannici di tutti i tempi. La passione per la corsa dei cavalli ha tradizioni secolari in Inghilterra. Ed ecco la coppa che nel 1770 premiò la clamorosa vittoria a Richmond del puro sangue Denmark. Anche 2 secoli fa, l'ora fatidica per questa scatola da tè scoccava alle 5 del pomeriggio. Ed infine uno dei pezzi più belli della mostra. Nell'incavo centrale del vassoio è raffigurata con classico vigore la leggenda di San Giorgio e il drago. La composizione è attribuita all'incisore italiano Benedetto Pistrucci. Il vassoio appartenne a Mr. Randall, che lasciò ai suoi eredi un'immensa fortuna, ma era talmente avaro da lesinarsi persino il cibo.